Buongiorno carissimi, bentrovati in questo mercoledì della 14ª settimana del nostro tempo ordinario. La liturgia ci porta alla lettura del Vangelo di Matteo, siamo al capitolo 10, i primi 7 versetti, e oserei dire che spesse volte facciamo delle esperienze che però possiamo anche dimenticare, mettere da parte, ci facciamo prendere da quelle che sono tante altre novità che rapiscono il nostro cuore, ma che forse non ci danno quella tranquillità, serenità interiore. Faccio un esempio banalissimo, no? Certe volte sento parlare delle persone che mi dicono, da tanto che non vado a messa, avevo ecco, costantemente andavo a messa ogni domenica, provavo una pace interiore molto bella, però adesso con la vita di oggi diventa molto più difficile. Allora, l'esperienza passata è come se messa da parte, soffocata dalle varie altre esperienze, però c'è quel desiderio di ricordare, di rivivere quel momento di pace interiore. E allora ecco che Gesù dice ai dodici che chiama a sé, dal potere sugli spiriti impuri, dice: non andate fra i pagani, non entrate nelle città dei samaritani, rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo, predicare dicendo che il regno dei cieli è vicino. Così come anche la prima lettura tratta il libro di Osea, un popolo che ha dimenticato Dio, un popolo che ha scelto di stargli lontano, però un popolo che è chiamato a dissodare di nuovo un campo nuovo, perché è tempo di cercare il Signore finché egli venga e diffonda su di voi la giustizia. Sentiamoci anche noi nella vigna del Signore chiamati a portare un annuncio, quello che ci dice anche il versetto del Vangelo: il regno di Dio vicino, convertitevi e credete nel Vangelo, e lo dobbiamo, ecco, riaffermare a noi stessi e agli altri per ravvivare quelle esperienze di incontro favoloso che abbiamo avuto con il Dio di ogni consolazione, ma nello stesso tempo siamo chiamati, ecco, a raccontare con la nostra vita quell'incontro fatidico, perché così come nel brano del Vangelo, di tutti gli apostoli si dice che chi era fratello di Simone, chiamato Pietro, differente da Simone, chiamato il Cananeo, ma di Matteo si dice il pubblicano, cioè colui che aveva un mestiere, colui che stava lì al banco delle imposte, fu chiamato dal Signore, una paura di dire la sua identità vera, era un pubblicano. Bene, raccontiamo con la nostra vita le grandi opere di Dio. Un abbraccio fraterno a ciascuno di voi, buona e santa giornata e ci vediamo domani per il nostro appuntamento.